Approvato ieri in Consiglio regionale il provvedimento che dimezza i costi della macchina politica e amministrativa lombarda da 29 a 14,5 milioni di euro, arrivando a costare 1,4 euro a cittadino, la cifra in assoluto più bassa di tutta Italia. Ci spiega i dettagli il consigliere leghista Pietro Foroni. Consigliere Foroni, oggi in aula si vota il testo sui costi della politica, un testo che ha portato al dimezzamento dei costi per la politica qui in Regione Lombardia. Ma direi oltre il dimezzamento, nel senso che ci siamo abbattuti le indennità dei consiglieri regionali in una media dal 30 al 40%. Abbiamo ridotto le spese dei personali dei gruppi del 55%, abbiamo ridotto le spese di funzionamento dei gruppi dell'86%. Oggi, per quanto riguarda il Consiglio regionale della Lombardia, costerà 1,45 euro per ogni cittadino lombardo. Il costo più basso in tutta Italia. Le indennità dei consiglieri regionali saranno le più basse in Italia, quindi i consiglieri regionali percepiranno uno stipendio che è inferiore a quello della Regione Basilicata, a quello dei consiglieri regionali siciliani, della Regione Calabria, eccetera, eccetera. Oggi nessuno potrà più dire qualcosa alla Regione Lombardia, ai consiglieri della Regione Lombardia. Prima di dire qualcosa, i consiglieri della Regione Lombardia dovranno dire ai consiglieri regionali delle altre regioni, ma soprattutto ora dovranno dire anche a Roma, perché fino adesso Roma ha continuato a tagliare, prima per quanto riguarda le amministrazioni locali, poi per quanto riguarda le regioni. A Roma invece non hanno tagliato nulla. Quindi ora tocca anche al Parlamento e nessuno pensi di voler intervenire con questa faccenda dei costi della politica per togliere poteri, per impedire di fare politica anche agli enti locali e anche alle regioni. Nessuno pensi di intervenire in questo modo per rafforzare il centralismo statale. Percentuali ridotte anche oltre a quanto già deciso in ambito di conferenza Stato-Regioni? Assolutamente sì, non ci siamo limitati tra virgolette a fare il compitino a casa come era di moda dire qualche tempo fa, ma rispetto a quelle che erano le previsioni di legge siamo andati oltre, nel senso che la legge prevedeva per i consiglieri regionali determinate indennità, noi le abbiamo fatte più basse, per il personale dei gruppi, per i gruppi prevedeva delle forme ulteriori di rimborso a ciascun consigliere, noi li abbiamo tolti, abbiamo fatto qualcosa di bello, qualcosa di giusto per un principio di giustizia sociale, perché in un periodo di crisi tutti devono dare il buon esempio e per prima la politica. In Regione Lombardia l'abbiamo fatto, adesso tocca a Roma.